orgogliosamente cristiani, orgogliosi di una realtà che ha prodotto la più grande musica della storia, non delle canzoncine melenze che vengono stonate nelle chiese tutti i giorni, no, bravo, il gregoriano, il polifonico, il barocco, musica che hanno, la musica folk, la musica popolare è tutta cristiana. La musica napoletana ha le sue radici nel barocco, nelle villanee, ed è molto cristiano. Io ne parlerò sabato in una giornata di formazione che terremo a Pestum, ma se quel giorno, una giornata di formazione connessa alla dimensione di convivialità, se quel giorno mangeremo gli ziti spezzati con la genovese, è perché siamo cristiani, perché se fossimo stati islamici ebrei, la genovese non l'avremmo mai mangiata, mai conosciuta. Le cracciovelle sarebbero state qualcosa per noi. Sapete perché? Il deserto è il deserto perché gli islamici hanno sradicato le viti. Nemici del mondo. Capite? Il cristianesimo è integrale. Il nostro Signore ha detto: non vi preoccupate di quello che mangiate. E non ha mai rifiutato di venire a cena. Ci ha lasciato l'ultima cena, non l'ultima conferenza. E ci sarà molto. E ci sarà. Tutto ciò che c'è di buono e di bello è cristiano. Vengono dappertutto, per vedere cattedrali e castelli che sono cristiani, le città medievali sono città cristiane. Quello che si mangia nel mondo, tutto il mondo, nasce in area cristiana. Poi altri mangiano anche le cavallette fritte, ma vedete se si sono espanse le cavallette fritte. Troverete una pizza in una pizzeria in qualunque sito del mondo, ma la cavalletteria fritta non l'ha trovata. Anche se San Giovanni Battista era una persona seria, mangiava le cavalle, ma era un altro penitenziale, e viene selvatico, due grandi stifizie, ma insomma odio nessuno, francamente, però lui faceva penitenza. Basta, ho parlato troppo. Io dico, queste iniziative servono a renderci fieri del nostro essere. Siamo diversi, se abbiamo paura di litigare, di discutere, di spiacere a qualcuno, dobbiamo essere fieri. Come si diceva una volta, sine ira et studio, debilitate presumite. Lo traduco dall'inglese. Senza rabbia, senza eccesso di... ma siate fieri della verità che ci è stata consegnata. Non è che la mia, la sua, ci è stata consegnata come un dono. Di cui ci vergogniamo, lo mettiamo sotto il letto. Abbiamo paura di spiacere qualcuno. Il Signore non ha detto siate il miele della terra, ha detto siate il sale della terra, il sale sulle ferite brucia. Non ha detto vi porto l'unione, ha detto vi porto la divisione. E in un punto è stato banale quando ha detto che metterà la mora contro la suocera, perché là c'era bisogno del nostro Signore. Mora e suocera, mio matrimonio è stato salvo perché ho tenuto ben distinte le posizioni. Tra mia madre e mia madre buon'anima, grande persona, mia moglie viva, grandissima persona, loro e suocere è meglio che non fanno tutto. Ma per il resto la divisione è inevitabile, la verità purtroppo è pietra d'inciampo, dobbiamo avere il coraggio di pensarlo e di dirlo. Scusate le troppe parole, si parla.